Partiamo. Il tema credo che sia un tema abbastanza interessante per le persone perché riguarda l'amore. Quando si parla d'amore è sempre un tema interessante, care Malgascione, care Carampane. Quindi l'amore è sempre interessante per la Malgasciona. E cosa c'è di importante da dire sull'amore? Beh, sull'amore c'è una cosa molto importante da dire a tutte le malgascione che si lamentano, a tutte le vecchie carampane che stanno lì a lamentarsi, non sanno perché, le cose mi vanno male, e sono lì sempre a fare l'aragosta bollita. Ma in amore in realtà non c'è mai nulla da perdere, non perdi mai niente in amore. Cioè, ma se n'è andato, mi ha lasciata, nì. Questi sono i versi della Malgagosta, diciamo, no? Che si lamenta che è stata lasciata, che è stata abbandonata. Ma se uno ti ha lasciato, ti ha abbandonato, vecchia carampana di una Malgasciona che non sei altro. Non è innamorato di te. E quindi questo è ovvio che se uno ti lascia, se uno se ne va, vuol dire che non è innamorato di te, vecchia Malgasciona. E allora, se non è innamorato, che cosa c'hai da perdere? Questo non me lo sono mai spiegato. Perché se uno oppure una persona ti tradisce, tu hai scoperto un tradimento, insomma, non si comporta nel modo corretto. Intanto seguitemi su YouTube, seguitemi su tutti i canali YouTube, seguitemi su Instagram, ovviamente Massimo Tramasco Ufficiale su TikTok, ma vuol dire che non è innamorato di te e quindi non ti ama. E quindi perché mai tu dovresti inseguire una persona che non ti ama? Non ci vuole tanto a capirlo, no? Non ci vuole tanto a rendersi conto del fatto che tu devi dare amore solamente a una persona che ti dà amore, a una persona che ti dà presenza, a una persona che perlomeno presenza, diciamo, perlomeno presenza nei termini in cui entrambi vogliono. Poi anche essere cippe ciop, secondo me, non è che ha tanto senso, no? È molto importante rendersi conto di questo. Quindi in amore non c'è mai veramente nulla da perdere. Fissarsi su una persona, fissarsi su un uomo e vivere nella paura di perderlo, vivere nella paura che questa persona se ne possa andare, è veramente la cosa più sbagliata, più dannosa, più controproducente per te stessa fondamentalmente. Cioè la paura di essere lasciata. Intanto ti farà perdere, tra virgolette, potere, perché se tu temi di essere lasciata, perderai sicuramente potere, perderai sicuramente forza e, tra l'altro, oltre a perdere potere, non avrai neanche più la capacità di essere un minimo seducente, un minimo seduttivo. Di questo dovresti rendertene conto, no? Quindi entrerai in un meccanismo di trappola mentale. Dove non devi assolutamente cadere, non devi assolutamente cadere. Poi ci sono quelle che si lamentano, il mio narcisista mi ha lasciato, e fanno il verso dell'aragosta bollita, il mio narcisista mi ha lasciato. Ma se sapevi che era narcisista, se sapevi che era un pezzo di merda, se sapevi che, diciamo, aveva tutte queste cose qua, tu quando ti lascia vai a accendere un cero alla Madonna, vai a fare un voto, vai a piedi fino a Medjugorje, fai il cammino di Santiago di Compostela sulle ginocchia, con le noci sotto, diciamo, no? Perché, come dire, se sapevi che era narcisista e sapevi che se n'è andato e ti ha lasciato, ma è una fortuna. Vai a accendere un cero alla Madonna e non rompere i coglioni. Non stare lì a lamentarti, non stare lì a rompere i coglioni. E invece, no, la Malgasciona viene lasciata da quello che dice che è uno stronzo, è un narcisista, è un pezzo di merda, è un figlio di mignotta, eppure si lamenta. Quindi, se si lamenta, vuol dire che lei che è poco furba, diciamo così, no?
È la paura di perdere un uomo, soprattutto un uomo stronzo, tra virgolette, diciamo, è una cosa che ti annienta, è una cosa che ti fa star male, ma sei tu che stai male, nessuno, come dire, ti costringe. Quindi questo è veramente, come dire, il bacio della morte della seduzione. Una donna che vive col timore di essere abbandonata finirà per comportarsi in modo scontato, in modo prevedibile, e questo farà sì che la persona la tradirà, che la persona diciamo, la tratterà anche con autosufficienza, la terrà da ruota di scorta, non sarà innamorato. Quindi non deve assolutamente avere paura di essere lasciata, assolutamente. Questo è un qualcosa che ti paralizza, ti paralizzerà nei tuoi comportamenti e ti farà mettere in atto soprattutto dei comportamenti che non ti porteranno nulla di buono, perché devi stare attenta alle persone che, agli uomini che in qualche modo vanno a solleticare i tuoi nervi scoperti, perché nel momento in cui tu sembri, appari, diciamo, appiccicosa, appari malga cozza, cioè perché le malgascione spesso si trasformano in malgagoste, quando fanno il verso dell'aragosta buttata nell'acqua bollente, che dicono: "Nì, nì, mi ha lasciata, il mio narcisista, nì, mi ha lasciata, come faccio a vivere? Mi prendeva, mi cornificava dal mattino alla sera, mi trattava di merda, ma io quello voglio." Ecco, questo è il coso. Oppure le malgagoste, diciamo, le malgacozze che si accozzano, diciamo, e fanno le cozze, diventano prevedibili, appiccicose, bisognose. Non è certo, diciamo, questo di cui hai bisogno se tu vuoi aumentare il tuo fascino, se tu vuoi sedurre un uomo, se tu vuoi conquistare un uomo, se tu vuoi far innamorare un uomo. Questo è il concetto fondamentale. La consapevolezza è molto importante. Quando una donna perde la testa per un uomo, ce l'ha sempre in quel posto, soprattutto quando perde la testa e quando pensa di non poter più vivere senza di lui. Ma soprattutto tenete presente questo: se un uomo ti tratta male, non è presente, grazie alla Pampi, non è presente, non è diciamo disponibile nei tuoi confronti, non ti dà quello che tu vuoi, è narcisista e bla bla bla, e chi più ne ha più lo metta. Se un uomo è così, vuol dire che non ti ama, e quindi se non ti ama, vuol dire che è meglio che te lo sei tolto dai coglioni una volta per tutte, perché altrimenti se te lo tieni, è come dire, passi per fessa. Quindi non bisogna mai mettersi nella condizione di essere alla canna del gas. È come dire, morto un papa se ne fa un altro. Anzi, oggi, tra l'altro, c'è questa grande possibilità, che non è più che morto un papa se ne fa un altro, neanche morto il papa se ne possono fare due. Quindi, come dire, se ci sono anche due papi, tra virgolette, ma perché tu non potresti avere due uomini? Cioè, mi sembra, quindi, trovatene un altro, no? Trovatene un altro e tieni quello fin tanto che non ce n'hai più per i coglioni, allora te lo smaroni. Perché, insomma, se è morto un papa se ne fa un altro, ma oggi ci sono due papi. Come dire, due papi e non, tu non puoi avere due uomini, ma va, puoi averne anche tre perlomeno, no? Questo è il punto fondamentale, ma lo stesso vale per gli uomini, mutatis mutandis. Se ci sono due papi, uno non può avere due donne, ma può averne anche tre, quattro, cinque. Quindi non starti a focalizzare su una persona e vedrai che le cose andranno decisamente meglio nella seduzione, nell'amore, nelle relazioni. Ovviamente, seguimi su tutti i canali YouTube, Instagram e seguimi.